Ciao a tutti ragazzi, sono Marco, sono su una missione di rango 20 di Ron da 1 a 4 giocatori. La missione si chiama Alimentare le fiamme e ho bloccato la visuale in terza persona. Come arma ho selezionato invece la carabina speciale. La scelta dell'arma è una scelta obbligata perché comunque rango 20 non sblocchiamo armi e se siamo iscritti al social club, carabina speciale, fucile bullpup ed altre armi le troviamo già dal rango 1. La miglior arma che abbiamo sbloccato fino al rango 20 è il mitra che l'abbiamo sbloccata nel rango 11. Però tra carabina speciale e mitra, a mio avviso, è di gran lunga meglio la carabina speciale o il fucile bullpup. Tanto scopo della missione è rubare una autobotte che è ferma in un deposito ed è The Lost. Questo perché Trevor e Ron posseggono la TP Industry, e possiede una delle pompe e può le sfrutta, diciamo così, quando si può rimediare il gasolio a poco prezzo, quindi ci manda a noi a recuperare le autobotte e il gasolio e poi portarle alla roulotte a deposito. Tanto come potete vedere la zona è ben sorvegliata, quindi da escludere un attacco frontale, quello che farò e portarmi al lato della mappa. Più nello specifico, guardandola, mi metto proprio dietro la costruzione, dietro l'edificio. Questo per avere una buona protezione e tanto spazio di manovra, nel senso che se io attacco qui adesso posso fare tranquillamente il giro rivalato. Inizio l'attacco. Dove vai? Un po' stupisce vedere che rimangono fermi come fessi. Stiamo parlando di una missione rango 20, sicuramente nei ranghi più bassi abbiamo visto più intelligenza artificiale, fiume di droga, death metal, quelle di Gerard forse erano le più equilibrate, anzi squilibrate, erano troppo difficili per il rango 6 o 12 che erano. Vedete che ho già fatto il giro e se prendo questo e i nemici si può dire che già li ho eliminati. Quello sta dietro al prefabbricato, se lo prendo. Ok, allora adesso quello che faccio è, siccome conosco la missione, è cercare di prendere possesso, appena eliminiamo questo, possesso di un furgone e andarlo a mettere in mezzo e fare un po' da scudo. Perché adesso arrivano i rinforzi, come state vedendo, e l'unico scudo che posso avere è questo, altrimenti mi raggirerebbero dietro la struttura. Mentre facendo così ho il tempo, essendo più corta della struttura, ho il tempo di muovermi e girarmi sia da un lato che dall'altro, perché se fossi dietro l'edificio dove ero prima che arrivassi al lato opposto, alle spalle mi avrebbero sparato e raggiunto. Ecco per questo io ho cambiato posizione. E poi perché una volta tolto il grosso, quelli che arrivano li secchiamo, o meglio, dovrei seccarli al volo, cioè quando sono ancora sulla sella della moto. Ad esempio da lontano vedo che sta arrivando un altro, vabbè. Vediamo se riesco a farlo fare il volo. No, assolutamente. Sarei dovuto riuscire.
Però vabbè, non ho fatto in tempo a scendere. Principalmente questo è il vantaggio che porta a non stare più lì dietro in questo momento. Vedete che di spawn ce ne sono tanti, di nemici ce ne sono e sparano come assassini, cioè la distanza è notevole, eppure con l'Uzi arrivano fin qui. Lo faccio fuori o no? Vabbè. Io fa scoppiare la moto. L'ho preso così, ragazzi, scusate. Lo scoppiano. Ok. Sono contento. Mi serviva sta cosa, raga. Bel pirla, perché adesso ci devo passare sopra con una dobotte, quindi bel fenomeno. E adesso andiamo a portare l'autobotte alla stazione di servizio, come c'è scritto, che non è neanche distante da qui, sono 1,80 km. Adesso non abbiamo più nemici, dopo tutti quelli che ci ha spawnato, non abbiamo più nemici, per cui possiamo fare un viaggio tranquillo, tendente al noioso, per la velocità dell'autobotte. Però, ripeto, la distanza non è proibitiva. Tanto che guido a questa velocità prima di dormire, prima che mi prenda un colpo di sonno, io ringrazio tutti gli iscritti, sia i nuovi che quelli che stanno arrivando dall'altro canale, al primo canale che ho fatto, sempre riguardo a GTA, e che ho deciso di migliorare proprio perché gli iscritti a mio avviso erano diventati tanti per i miei gusti e volevo offrire qualcosa di più, oltre alla qualità video anche le due alternative, prima e terza persona, e forum e sito, perché per me gli iscritti che c'erano sono comunque tanti, per me è un bellissimo numero quello che, e spero che tutti tornino qui. Tanto valutiamo gli RP compenso, ricordo la missione di Ron, alimentare le fiamme, 11.520 è un buon compenso, e gli RP 1782 giusti, perché comunque sono di base, ma in missione facciamo 31 uccisioni. Io spero che il video vi sia piaciuto, ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.